Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi insieme vedremo come collegare una struttura con credenziali di accesso centralizzate, o in altre parole il Single Sign-On. Il Single Sign-On, o SSO, sta per autenticazione unica o identificazione unica. In questa maniera, infatti, possiamo semplificare la gestione delle password nonché degli accessi ai vari servizi. Difatti, abbiamo a disposizione un'unica password per gestire differenti server, quali ad esempio Zimbra, oppure l'accesso a un desktop remoto, quindi a una macchina reale o virtuale, oppure in futuro vedremo come collegarlo al fresco, quindi come collegare diversi server utilizzando un'unica password. Per far ciò è possibile utilizzare due differenti modalità. Una è l'LDAP e una è l'Active Directory. L'LDAP sfrutta in particolare l'OpenLDAP installato su un server Linux al quale poi si collegheranno appunto i differenti server. La seconda opzione è quella dell'Active Directory. Poiché le nostre sono delle ricette pratiche, faremo riferimento proprio a quest'ultima e quindi al collegamento di Zimbra con Active Directory. Bando alle ciance, iniziamo subito. Nel nostro scenario facciamo riferimento a un server VMware sul quale abbiamo installato Windows 2012 con Active Directory e Zimbra 8, oltre a che una postazione Windows 7 come test per verificare l'effettivo collegamento con l'Active Directory, appunto. Quindi, l'Active Directory, come vediamo su Windows 2012, contiene un utente di test, ad esempio Angela Leone, che ha come nome A.Leone con il dominio che ovviamente vediamo nascosto per privacy perché è un test veritiero, quindi un server di un nostro cliente. Abbiamo verificato la presenza di un utente di test su Active Directory, andiamo a verificare l'accesso alla macchina Windows 7 nel nostro caso, quindi colleghiamoci in desktop remoto alla macchina virtuale che ha l'indirizzo 192.168.0.181, ci colleghiamo con le credenziali A.Leone, la password che abbiamo impostato, e verifichiamo l'effettivo collegamento alla stessa, ecco qui, a Windows 7. Quindi, dopo aver verificato che il collegamento a una macchina virtuale o reale all'interno del dominio avviene correttamente, possiamo accingerci a configurare Zimbra. Zimbra è installato all'indirizzo 192.168.0.225. Andiamoci a loggare come amministratore e posizioniamoci su Configura Domini. Andiamo sul dominio che è ovviamente lo stesso presente su Active Directory e scegliamo Configura Autenticazione. Come dominio scegliamo Directory Attiva Esterna. Come dominio andiamo a inserire il dominio di Active Directory che vedremo nascosto e nel campo nome server Active Directory andiamo a inserire l'indirizzo dell'Active Directory. Andiamo avanti, lasciamo vuoto questo campo. Avanti e andiamo ad effettuare un test prima di concludere la procedura di effettivo collegamento. Quindi andiamo a inserire come utente A.Leone e la password associata per verificare che effettivamente il test è riuscito. A questo punto concludiamo la procedura saltando i passi aggiuntivi, clicchiamo su Fine. E non ci resta che posizionarci in Aggiungi account. Andiamo ad aggiungere un account che abbia lo stesso nome dell'account dell'utente presente all'interno di Active Directory, quindi A.Leone. Inseriamo nome e cognome.
Nella sezione password vediamo che non ci richiede l'inserimento di alcuna password in quanto va a collegarsi direttamente con l'Active Directory. Andiamo a definire l'ora e concludiamo la procedura poiché la creazione dell'account di Zimbra è molto molto semplice. Posizioniamoci in Gestisci account e vediamo la presenza dell'account appena creato e non ci resta che verificare l'effettivo collegamento a Zimbra, quindi mediante le credenziali di autenticazione inserite in Active Directory, quindi 192.168.0.225 è l'indirizzo IP di Zimbra, in HTTPS perché è Zimbra 8, accettiamo i certificati e andiamo a loggarci come a.leone password definita in Active Directory. Bisogna inserire nome utente chiocciola dominio, perché giustamente lui non lo conosce, password, e a questo punto attendiamo l'apertura di Zimbra. Il test è avvenuto correttamente, quindi non mi resta che salutarvi, spero che questo tutorial vi possa essere utile, anche perché molte aziende hanno all'interno delle loro aziende, scusate il doppio gioco di parole, dei server con Active Directory di mamma Microsoft, quindi spero che questo possa esservi realmente utile. Ciao a tutti!